Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Avanti con Maria, sempre avanti e così sia. Avevamo detto che non è un raduno, peggio per voi. Benvenuti a tutti a questo incontro di preghiera qui a Milano, oggi domenica 6 ottobre, prima domenica d'ottobre, quindi giorno della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Siamo già in diretta, credo. Sì? Conferma il regista? Ecco, siamo già in diretta, allora ci prepariamo subito al momento di preghiera, però prima di accogliere la Madonna e di iniziare la preghiera volevo darvi un paio di avvisi importanti. Prima di tutto i miei collaboratori mi hanno detto che c'è stato qualcuno che ha dato via l'abbiato. Non si fa così. Perché hanno trovato tutti i posti a sedere occupati, è una grazia, casomai si aspetta, poi i più giovani cedono il passo, ma evidentemente lo dico con molta libertà perché sapete, mi conoscete tutti che caratteraccio io ho, ma evidentemente non meritano di stare con noi, quelli che vengono non trovano il posto e se ne vanno, ma che serietà è questa? Va bene. Poi, a scanso di equivoci, ve lo dico subito, oggi ci sono state le confessioni e abbiamo confessato anche io. Tutti voi sapete che noi siamo scomunicati, Don Enrico e io, ridotti allo stato laicale. Quindi quelli che vi siete venuti a confessare lo sapete. E quindi ero anche io a confessare. Abbiamo finito alle 12.30, alle 12.35 mi è stato comunicato da una mia collaboratrice che alle 11 porta mia mamma. Allora, era già malata da tempo, molti vi siete stupiti perché rispetto al papà è stata sempre un po' più defilata, era il suo stile come molte mamme, uno stile amante della sobrietà e diciamo anche del nascondimento. E quindi come figlio anche io ho rispettato questa regola aurea, chiamiamola così, di una mamma che ha voluto sempre rimanere nascosta, però è morta mentre io confessavo e mi preparavo a fare questo raduno. E c'è naturalmente, come potete immaginare, mi aspettavo quello perché mio papà e mia mamma sono stati uniti tutta la vita. E siccome mio papà era morto, come sapete, il 20 luglio, mi aspettavo che prima o poi anche lei, perché sono stati uniti tutta la vita, veramente una coppia unita, anche se litigavano spesso, però l'amore non è bello, diciamo così. Allora, mi sono scordato quello, scusate l'emozione, stavo dicendo, ecco, mi aspettavo... da un momento all'altro che sarebbe morta anche lei. Però io ugualmente, come sapete, è un insegnamento per voi e penso che ogni sacerdote dovrebbe far così prima di tutto la missione. Credo che non accada nulla per caso. Ieri stavo rileggendo la vita di San Francesco Saverio,
che non ha bisogno di presentazione, patrono delle missioni, e mi era rimasta impressa una cosa che ho letta proprio ieri, poi non capisce perché, che quando gli hanno detto che doveva andare missionario, sapete, in Asia nel 1500, gli hanno detto: prima passo a salutare i tuoi, chi sono i miei? Devo partire in missione. Non so se capite cosa voglio dire. Io adesso dovrò darvi lettura del programma dell'impegno pastorale che porterò avanti normalmente. E se c'è il dolore del distacco, dall'altra parte c'è anche la gioia di sapere che adesso ha smesso di soffrire, si ricongiunge al papà e così una parte di minutella sono già dall'altra parte in cielo. Grazie per la vostra vicinanza. Se possiamo dire insieme, se possiamo dire insieme una preghiera per Caterina, Caterina si chiamava così mia mamma, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Seduti, adesso vi do un paio di comunicazioni importanti. Innanzitutto volevo dirvi che proseguono fra un po' le confessioni, va bene? E a parte i sacerdoti come me impegnati qui per l'incontro, il meeting, e poi altri saranno disponibili. Lasciamo spazio a chi non si confessa da tanto tempo. Da domani inizia il seminario, il secondo anno del seminario giù in Sicilia, e padre Pavel sarà il primo rettore, quindi padre Pavel sarà giù in Sicilia, lo dico ai fedeli di Palermo, Piccola Nazareth, eccetera. Ogni giorno ci sarà la celebrazione a Piccola Nazareth all'Ave Maria. Poi vi do lettura, anche se passibile di qualche, cambiamento, dei prossimi impegni miei e di Fra Celestino. Mercoledì 9 ottobre siamo a Bergamo, sabato 12, sabato l'altro, a Lugano in Svizzera, domenica 13 ottobre a Torino, sabato 19 ottobre a Firenze, domenica 20 ottobre a Bologna. Questo incontro a Bologna prevede al mattino la celebrazione con le confessioni, come a Savigliano a giugno, e nel pomeriggio con Fosaro e Cionci la presentazione del libro. Sabato 26 ottobre in Friuli Venezia Giulia, probabilmente a Gorizia. Domenica 27 ottobre a Graz in Austria, col piccolo resto di lingua tedesca. E poi gli appuntamenti preziosi del cosiddetto Ponte dei Santi, questo è per tutti molto importante, e parliamo sempre di Fra Celestino e Don Minutella. Venerdì 1 novembre, solennità di tutti i santi a Trento. Sabato 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti a Verona. Per quell'occasione lì è possibile chiedere il suffragio per i propri defunti, come sapete, lasciate un'offerta libera contestualmente, e via via vi dirò tutti gli altri aspetti. Per questo appuntamento importantissimo si aprono le porte del cielo, ora ci vuole, quindi non è come vedete il proclami ideologico, visto che da poche ore è morta la mamma, si aprono le porte del cielo per i nostri cari defunti che sono in purgatorio, quindi preghiamo molto per loro. Sabato 2 novembre a Verona, domenica 3 novembre a Bergamo. Adesso do lettura di tutti gli altri rapidamente, che sono un po' più distanti, però è per dirvi che il programma è intenso. Sabato 9 novembre a Pescara, domenica 10 novembre nei pressi di Roma, venerdì 15 e sabato 16 a Napoli, e domenica 17 a Bari. E l'ultimo appuntamento previsto prima della novena dell'Immacolata, che faremo come sempre in giro per l'Italia come già l'anno scorso, l'ultimo appuntamento ancora previsto è sabato 23 novembre a Bruxelles in Belgio, c'è un piccolo resto di aria francese che aspetta. Poi volevo rendere noto
che padre Johannes sarà in Sardegna da martedì 5 a domenica 10 novembre prossimi. Così hanno i sardi la possibilità di confessarsi. E lo stesso padre Ramon in Sardegna dal 19 al 22 dicembre. Sempre a dicembre Don Pavel sarà in Veneto, esattamente dal 29 dicembre al 7 gennaio a Trebaseleghe, tra Padova, Vicenza, per le celebrazioni di fine anno e primi di gennaio, eccetera. Questo è un po' il programma, poi insieme lo vediamo meglio. Bene, carissimi, allora adesso iniziamo con gioia questo momento di preghiera e di fede. Non mi aspettavo che veniste ancora una volta così numerosi, non è un incontro, è un raduno anche questo. E mancano quelli del sud, altrimenti poveri noi. C'è qualcuno della Calabria? Ecco, ci sono, pochi ma ci sono. Viva la Calabria! Anche dalla Puglia, dalla Campania, ce ne sono, dalla Sicilia, la Sicilia, guardate che meraviglia! Bene, ci mettiamo in piedi e iniziamo accogliendo la Madonna portata in processione dai sacerdoti del sodalizio. Cantiamo l'inno Noi vogliamo Dio, agitiamo le bandierine con tanta festa, le bandiere, i palloncini, facciamo festa alla Madonna nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.